I padroni non considerano il lavoratore un uomo, lo considerano una macchina, un automa. Ma il lavoratore non è un attrezzo qualsiasi, non si affitta, non si vende. Il lavoratore è un uomo, ha la sua personalità, un suo amor proprio, una sua idea, una sua opinione politica, una sua fede religiosa e vuole che questi suoi diritti vengano rispettati da tutti e in primo luogo dal padrone. Questo era Giuseppe Di Vittorio che negli anni 50 discuteva e proponeva l'idea di uno statuto dei lavoratori. Buongiorno a tutte e tutti gli ascoltatori di Radio Quarantena in questo 20 maggio 2021. Bentornati a tutti e tutte, anche ai nostri ascoltatori di Radio Gemini su Gemini Network. Ebbene, oggi è il 20 maggio, sono esattamente passati 51 anni dall'emanazione dello statuto dei lavoratori. E naturalmente non possiamo che parlarne, in un certo senso quasi, non dico celebrarlo, ma purtroppo quasi commemorarlo, dato i tanti smantellamenti che ne sono stati fatti. Chiaramente le parole di Di Vittorio sono per noi una linea guida e che soprattutto ci permettono di guardare a quella che è stata una grande conquista, nonostante per esempio lo stesso PC non lo votò perché pensava che fosse poco tutelativo delle piccole aziende con meno di 15 dipendenti. Beh, oggi sarebbe un oggi non è rimasto quasi più niente. Se dovessimo rivedere per esempio gli articoli più importanti, l'articolo 2 che diceva di metteva il divieto di porre le guardie giurate a controllo dei lavoratori, o l'articolo 4 che imponeva il divieto di impianti audiovisivi che permettessero la sorveglianza a distanza dei lavoratori, beh, oggi dovremmo smentire queste proposte, sapendo per esempio che il Jobs Act ha rimesso questa possibilità di osservazione a distanza, o ancora l'articolo 18 che permetteva la reintegra del lavoratore. Sappiamo benissimo che cosa ne è stato dell'articolo 18 e addirittura le possibilità dovute alla legge Fornero di pattuire a seconda delle situazioni che il lavoratore possa essere corrisposto una cifra di denaro piuttosto che la reintegra stessa. Bene, quindi siamo dell'idea che questo statuto, ciò che ne rimane, ma ancora va salvato, va tutelato e soprattutto va ampliato per quelli che sono i cambiamenti che il tempo ha imposto e dove alcune cose naturalmente non vanno assolutamente date per scontato, ma forse appunto come ci insegnano le grandi riforme che sono state fatte, sono ancora delle battaglie attualissime e soprattutto urgenti. E ricominciamo da questa dalla celebrazione dello Statuto dei Lavoratori per ricordarci che sono stati anche questa settimana, proprio l'altro giorno, ci sono stati ancora altri due morti, esattamente un contadino nella provincia di Matera e un altro uomo nel Picentino. Se parliamo quindi di 259 morti che si sono avute già in questi primi 5 mesi del 2021, e se contiamo anche le persone che sono morte nel tragitto dal proprio luogo, dalla propria abitazione al proprio posto di lavoro, beh, saliamo addirittura a 500 vittime. Un'altra notizia ancora è quella che in una fabbrica di Prato, proprio nello stesso territorio che sappiamo essere a forte produzione tessile, dove è morta la stessa Luana che ha tanto scosso le coscienze, proprio l'altro giorno è stato ritrovato questi lavoratori che sono riusciti a denunciare il fatto che venivano picchiate, accinghiate, che dormivano in dormitori affollati, che lavoravano circa 15 ore al giorno, 6 giorni su 7 per 800 euro. Grazie ad una denuncia sono stati arrestati gli aguzzini di questi lavoratori, che i propri schiavisti in questo caso, e anche degli amministratori che gestivano la società, che invece erano italiani, a differenza invece dei padroni che erano invece cinesi. Ma oltretutto emerge un'altra cosa rispetto a questa storia di totale sfruttamento, è il fatto dei subappalti che le grandi griff fanno a queste aziende, dove appunto pare che una grande griff abbia subappaltato a questa ditta per produrre borse ed accessori, ma soprattutto sembra che queste grandi ditte, queste grandi aziende di moda fossero del tutto consapevoli dello stato di sfruttamento, di vessazione che veniva perpetuato nei confronti di questi lavoratori, ma abbiano comunque deciso di affidargli l'appalto e quindi sono stati sequestrati dei beni per poter, diciamo così, per poter ristabilire una situazione di sanzionamento. Quindi questo ci fa capire, ci dice, ci ricorda ancora una volta che tutta la nostra battaglia che facciamo sempre su una filiera controllata, sul risalire ai vertici della colonna di questa scala di subappalto è assolutamente essenziale per poter ripristinare, per poter imporre delle regole che dall'alto verso il basso evitano quindi uno sfruttamento totale della manodopera lavorativa.
Un'altra questione molto importante in questi giorni sul punto sulla questione del lavoro e che non va dimenticata è proprio il fatto che oggi in Parlamento, in Consiglio dei Ministri, scusate, dovrebbe essere discusso tutte quelle che sono le modifiche al decreto sostegni. Sappiamo che Orlando, nonostante diverse affermazioni, diversi momenti costruttivi che sembrava aver portato avanti, ha in realtà dato un secco, diciamo così, una secca risposta a chi chiedeva lo sblocco dei licenziamenti. Ai confederali che ancora premevano affinché ci fosse un blocco totale dei licenziamenti ancora fino ad ottobre. Orlando ha risposto con un totale diniego, dicendo che ormai lo sblocco è programmato già dallo scorso decreto in Consiglio dei Ministri, che l'unica cosa che si può fare per questo sblocco dei licenziamenti è una dilazione per settori. Per singoli settori, ma non certo bloccarlo per tutto. Ed è certo diciamo così, un'affermazione molto stridente rispetto poi a tutta una serie di misure, di riforme che vogliono essere attuate in questo decreto sostegni. Quindi da una parte abbiamo un blocco di licenziamenti che viene confermato, dall'altra parte invece abbiamo tutta una serie di sgravi e di incentivi che vengono dati alle aziende per poter ricollocare i lavoratori ancora in tempi di pandemia. E parliamo di misure non da poco rispetto a tutta una serie di sgravi e di incentivi che già esistevano precedentemente. Farò soltanto alcuni esempi per restituire la dimensione di un progetto diciamo così, della ripresa sul mondo del lavoro che si sta avviando. Per esempio, pare che ci voglia essere un tempo di, voglia essere incentivato l'assunzione a tempo indeterminato, con addirittura un esonero del 100% fino a 6.000 euro diciamo così, per l'assunzione per 6 mesi, perché l'obiettivo di queste assunzioni sgravate fino al 100% con l'esonero di tasse, quindi dei contributi, è una manovra che serve per il reinserimento dei lavoratori. Ma ancora, quelli che vogliono essere incentivati sono i contratti di espansione, i contratti di solidarietà e addirittura per le imprese che hanno subito e che riescono a dimostrare una perdita di almeno il 30% del fatturato, ecco che subentra lo Stato che restituisce il reintegro del costo delle retribuzioni fino al 70%. Quindi, diciamo così, c'è naturalmente una direzione che a noi altri sembrava già chiara, ma che nelle modalità della riforma diciamo così, degli sgravi e degli incentivi assume una perfetta connotazione. Noi ci chiediamo allora come mai, se ci sono tutti questi incentivi, non possiamo fermare i blocchi, non possiamo evitare quelle che vengono chiamate ristrutturazioni, ma che in realtà implicitamente significano appunto demolizione e chiusura di alcuni posti di lavoro, se poi dall'altra parte dobbiamo controbilanciare con tutta una serie di sgravi che devono, insomma, devono aiutare costantemente i lavoratori. Ci sono naturalmente altre proposte che ci sembrano più sensate, come ad esempio l'allargamento del REMU fino a tutta l'estate, oppure il prolungamento della cassa integrazione, ma per le crisi industriali che sono state aggravate anche dalla situazione pandemica. Quindi, diciamo così, ci sono delle piccole virgole interessanti, però, diciamo così, in un prospetto di riforme e di sgravi che ci sembra del tutto contro sbilanciato, e purtroppo non se non, diciamo così, non siamo assolutamente sorpresi. Continuiamo, oltre a parlare, insomma, della questione del lavoro, che oggi, ma come sempre, ci sembra assolutamente nevralgica, per parlare anche un attimo della questione migranti e soprattutto di quello che sta avvenendo in Spagna. Forse non sappiamo se tutti conoscono il casus che ha portato circa 8.000 migranti a sbarcare sulle coste spagnole, grazie al fatto che la gendarmeria marocchina ha lasciato i confini aperti, comunque ha lasciato la possibilità ai migranti di fluire, insomma, di varcare il confine, che sappiamo tra Marocco e Spagna può essere giunto fino a Ceuta, può essere raggiunto soltanto con un'ora di nuoto. E naturalmente poi abbiamo visto la Spagna barricare insomma, i confini attraverso insomma, la polizia, l'esercito, cosa che ha fatto scatenare le polemiche anche in casa nostra, come disparità di trattamento tra le due nella gestione dei migranti. Naturalmente ciò che non viene appositamente detto è anche il fatto che c'è l'apertura e la chiusura di questi confini, che ha permesso a tutti questi migranti di arrivare sulle coste spagnole, è dovuta in realtà ad una ad un
ad un placet della polizia marocchina che ha lasciato andare questi migranti semplicemente per un casus politico interno, ossia il fatto che la Spagna ha dato ospitalità medica in gran segreto attraverso il riconoscimento di documenti falsi per intermediazione dell'Algeria per far curare appunto in Spagna il dirigente del fronte polisario, ossia Brahami Ghali, che è praticamente il capo dell'autoproclamata Repubblica Democratica Araba dei Sawari, scusate, forse lo leggo molto male. Insomma, comunque, al di là dell'espediente, cioè del fatto che insomma, la Spagna ha dato ospitalità medica al presidente di questa autoproclamata repubblica, ecco che questo è diventato il casus per cui il Marocco ha fatto defluire questi migranti, nonostante il Marocco riceva dalla Spagna, almeno in tutto questa soltanto quest'anno ha ricevuto circa 346 milioni di euro per gestire i flussi migratori e per prevenire le partenze irregolari verso la Spagna. Ecco, questo per dire naturalmente che in questo caso l'afflusso delle persone viene fatto a comando e viene naturalmente fatto sulla pelle di persone che pensano di poter attraversare, comunque di poter migliorare la propria vita, quando invece poi tutte queste persone sono state prontamente riprese e ritorne su 8.000 persone, già più di 5.000 persone sono state rimpatriate dalla polizia spagnola, minori compresi, quando in realtà pare che i minori debbano essere, per i minori l'opzione di rimpatrio è completamente diverso perché segue tutte delle altre procedure, deve essere fatta con supervisione giudiziale e applicando tutta una serie di norme sui diritti umani, per cui ci sono state tantissime irregolarità anche sul rimpatrio dei minori e quindi vedremo questa situazione come sarà, come verrà gestita, cosa continuerà nelle prossime ore, soprattutto questo caso interno che ha dato il via a questa dinamica di allargamento e poi di immediata chiusura nei confronti di queste persone. Insomma, come al solito, vediamo che i contenziosi politici si risolvono sempre sacrificando diciamo così, sull'altare della mediazione la vita delle persone che vengono gestite appunto come dei contenitori, come dei rubinetti su cui potremmo fare apri e chiudi. E cambiamo un attimo notizia per continuare a parlare della Palestina, per dare un aggiornamento su quello che sta succedendo. Sappiamo che dalle notizie di ieri, con l'ultimo aggiornamento appunto di ieri sera alla mezzanotte, sappiamo che nonostante un tentativo, pare un tentativo di Biden che abbia, diciamo che stia spingendo per un cessate il fuoco, Netanyahu ha ribadito che non c'è assolutamente questa possibilità fino a quando appunto l'obiettivo non sarà raggiunto e lo dichiara di fronte a dei rappresentanti diplomatici di 70 paesi, tra cui America, Unione Europea, Russia e Cina, e appunto dice che addirittura sul tavolo c'è anche la riconquista della striscia di Gaza e che il tentativo, seppure non può essere quello di vincere o comunque di sconfiggere completamente i propri nemici, quantomeno il tentativo può essere quello di detonarli, cioè di scoraggiarli e di portarli ad una resa. Quindi non c'è alcuna possibilità per adesso nonostante i tentativi lo stesso Hamas fa una richiesta di cessate il fuoco, nonostante queste pressioni che vengono dal mondo esterno, pare appunto che Netanyahu non sia assolutamente intenzionato a deporre le armi o a dare una pausa a questo conflitto che ormai assume dei numeri sempre più significativi e importanti. Ma ribadiamo questa questione della Palestina non soltanto per darci degli aggiornamenti che è utilissimo darci per rimanere sempre informati, ma soprattutto per capire quali sono le percezioni o comunque quali sono poi gli sviluppi che hanno queste cose sul mondo esterno. E citiamo un esempio o due esempi su tutti che diciamo per noi sono rappresentativi di quello che sta accadendo. Uno è il post del giocatore dell'Arsenal Elneny, un giocatore egiziano che ha scritto un Twitter di sostegno dove ricordava appunto i 200 morti della Palestina, tra cui 63 bambini, in particolare tutto quello che stava accadendo sulla striscia di Gaza, e dicendo appunto che c'era tutto il suo supporto in favore della Palestina. Ecco, pare che dal quotidiano Jewish Chronicle ci sono state delle richieste verso tutto il mondo degli sponsor della squadra dell'Arsenal di far rimuovere il post del Neni, soprattutto perché la cosa che ha fatto particolarmente infuriare ha fatto infiammare il dibattito è la dicitura di Palestinian Life Matters e quindi la congiuntura che vi è stata fatta tra
diciamo così, le rivendicazioni della popolazione afroamericana, appunto, che in questi anni ha animato le battaglie e le piazze americane, non solo, con appunto il conflitto israelo-palestinese in favore della Palestina. È stato chiesto quindi a tutti gli sponsor di distaccarsi o comunque di rimuovere il tweet di Elneny, e tra tutti questi sponsor che hanno affermato che ogni giocatore ha il diritto di esprimere la propria opinione, c'era stato uno che si è discostato. Questo sponsor che si è rifiutato e che ha stabilito di dover che si è dissociato perché pare che i contenuti non siano assolutamente allineati con i valori della compagnia, è il gruppo Lavazza, che è diciamo così, da sempre, diciamo così, a sostegno della linea israeliana, e poi appunto che sostiene che il gruppo Lavazza è totalmente impegnato nella lotta al razzismo e soprattutto ci tiene a sottolineare l'antisemitismo, come se la causa palestinese fosse una causa antisemita, che ha appunto una connotazione del tutto diversa rispetto appunto alle persecuzioni ebraiche. E un'altra cosa invece che è accaduta in casa nostra è una sospensione, comunque è uno scontro che si è avuto all'interno di una scuola romana, dove alcuni ragazzi del collettivo OSA volantinavano nella giornata di ieri di fronte alla scuola per informare quello che stava succedendo sulla Palestina, ma anche per invitare tutti gli studenti a scendere in corteo il 22 maggio sulla questione dei vaccini e sulla socializzazione dei brevetti, affinché ci possa essere un'idea di salute veramente mondiale e collettiva. Ecco, questi ragazzi che stavano volantinando per, diciamo così, a livello informativo e quindi per cercare di creare un dibattito sulla questione palestinese, sono stati tacciati di essere, sono stati chiamati terroristi e jihadisti dalla propria professoressa di religione, che ha pensato bene di punire diciamo così, questo gesto informativo, mettendo i ragazzi una nota. E quindi oggi ci sarebbe stato fuori dalla scuola Albertello di Roma un presidio di protesta all'istituto per poter protestare quindi contro questo atteggiamento di totale chiusura da parte di questa professoressa, o comunque della facile accusa che è stata posta nei confronti dei ragazzi, semplicemente perché stavano facendo un'operazione di informazione e di discussione all'interno del mondo scuola. Questo, insomma, per restituirci quello che poi sono come il conflitto palestinese si è in realtà molto vissuto anche in tantissimi altri ambiti, appunto da quello assolutamente pubblico come quello del mondo calcistico, a una dimensione molto più ristretta, che è quello del mondo scolastico, dove le opposizioni e il tentativo di frenare qualsiasi tipo di controinformazione, di controidea rispetto ad una narrazione che vuole Israele, che si difende dagli attacchi degli islamisti, sia molto forte e sia molto difficile da scardinare. Naturalmente tutto il nostro supporto ai ragazzi del collettivo OSA che provano a fare controinformazione nelle scuole, il nostro supporto, il nostro sostegno, e soprattutto gli diciamo di non arrendersi e di continuare in questa piccola battaglia che però marca la differenza. E questa era purtroppo la nostra ultima notizia, perché, come sempre diciamo sulle frequenze di Radio Quarantena, il tempo è tiranno. Naturalmente vi ricordiamo ancora gli appuntamenti con le nostre rubriche del pomeriggio, e prima di salutarvi vi ricordiamo ancora una volta l'appuntamento per sabato 22 maggio alle ore 14 in Piazza della Repubblica per un grande corteo tutti insieme sul G20 sulla salute, per chiedere che davvero ci possa essere un'idea di salute universale e collettiva. Vi aspettiamo tutti e tutte. Soprattutto vi auguriamo una buona giornata. Ciao e a presto.